Iniziamo con un ospite a noi molto gradito, si tratta del professor Umberto Pierzanti, che da anni ormai ricopre l'incarico anche di presidente del Centro Mondiale della Poesia. Pierzanti è autore di moltissimi libri, è un poeta ormai di fama internazionale, non, peraltro lo abbiamo chiamato perché è comparso in questi giorni proprio un articolo, quasi un'intera pagina del Corriere della Sera dedicata al suo ultimo libro Campi d'ostinato amore per le edizioni La Nave di Teseo. E noi abbiamo in linea Pierzanti, che subito salutiamo. Buonasera Pierzanti. Buonasera a te e agli ascoltatori. Allora, di solito parliamo di politica, parliamo di questa volta prendiamoci una pausa. Ci prendiamo una pausa e parliamo di letteratura, di soprattutto di poesia, della sua poesia. C'è stato questo articolo di Roberto Galaverni sul Corriere della Sera, che naturalmente lui ha una marcia in più rispetto a noi, a noi della radio, nel poter esaminare, commentare, analizzare il suo libro. Un libro che si trova già pubblicato, fatto di 176 pagine. Ecco, ce ne vuol parlare Pierzanti? Sì. Che significa campi d'ostinato amore? Appunto. Partiamo da qui. Ostinato amore. Campi fanno pensare alla campagna, no? Sì. Allora, io sono nato nel 1941. Dunque, quando ancora dominava una civiltà contadina. A Urbino vivevo in città, poco fuori delle mura, Villa Gloria, che era un posto dove aveva un po' di borghesia anche alta. Io però no, stavo un po' sotto le scale, e mio padre era prima stato, aveva lavorato alla fornace di Volponi, ha fatto i vigili del fuoco, e faceva anche un po' l'ortolano. Però andavo sempre in campagna, nelle Cesane. E ho un ricordo di questa campagna antica, con riti e ritmi che appartenevano a una civiltà che è scomparsa. Io non sono Olmio Pasolini, che contrappongono l'autenticità del tempo antico all'inautenticità dell'oggi, ma questo mondo è quello in cui ho aperto gli occhi, in cui ho visto, vissuto, percepito, per cui ed è morto questo mondo, è finito, e c'è sempre la grande nostalgia per un mondo che non c'è più. Non lo racconto in termini realistici, il sudore, la fatica, ma in termini mitici, perché come dice un personaggio di un mio romanzo, una volta passati i sogni e i ricordi sono la stessa cosa. Ed ecco allora questa campagna dove il mio bisnonno Madio andava col carro e i buoi e gli entrava dentro lo sprovinglo, una specie di essere tra il diavolo e il folletto, un essere molto strano che diventava sempre più grosso, più grande, gli bloccava il biroccio. Oppure la mia nonna parlava con le anime alle fonti ed io paravo le pecore con i miei cugini, solo che io ero un bambino strano e leggevo anche Virgilio. Questo è il mondo dell'infanzia e anche il mondo che mi sono immaginato quando sono nato, di cui ho ricordi molto incerti, per esempio il suono degli aeroplani, il fischio degli aeroplani unito al fischio della sirena che andavano a bombardare. Ecco, campi d'ostinato amore. Accanto a questo, poi finisco questo discorsetto un po' lungo, che c'è mio figlio Jacopo, il suo autismo, il suo essere così è diverso, ma nello stesso tempo che tento
ed entra anche nel mio mondo quando era piccolo, lo portai sulle Cerrane, una volta qui racconto che prendevamo le more tra gli spini. Ecco, questo è Campi d'ostinato amore. Tra l'altro questa è una poesia che dà il titolo al libro, è la poesia eponima. E penso che quel ginocchio che mi duole, che non mi fa camminare tra i campi, perché non ci resto più, mi si inarca, sbarra il cammino a questi campi d'ostinato amore che permangono sempre più forti nella memoria. No, abbiamo compreso che appunto il suo amore soprattutto per appunto che si collega molto ai suoi ricordi dell'infanzia, all'ambiente, alla vita di campagna che lei appunto ha vissuto direttamente. E tutto questo è stato anche presente nei libri che precedentemente ha pubblicato Persanti, perché fra i più mi ricordo che noi abbiamo fatto anche una trasmissione su Anime Perse, ma fra gli altri libri che lei ha pubblicato, che sono stati anche particolarmente venduti, è Nel folto dei sentieri, quindi Tra alberi e vicende, le poesie fra il 67 e il 90, cioè molto si collega appunto alla natura. Non peraltro i suoi film, mi ricordo di averne visti diversi, no? Di filmati che lei ha girato, lei recita e improvvisa mentre cammina in mezzo ai campi, fra i boschi, fra i fiori. Essere un poeta di natura non significa parlare di un albero, ma sentire la natura come totalità, nel bene e nel male, perché la natura non è sempre così gentile. Già nella poesia che vi leggo ci sarà l'uccelletto ingoiato dalla biscia, tutto questo, c'è il falco che si leva in alto a sua volta con la biscia tra gli artigli. Non ho una natura pacificata, però una natura intensa di luci, colori e immagini. Vedi, un poeta rimane fedele ai suoi temi, perché un poeta deve certo avere molte letture spesso, no? Però soprattutto deve prendere dalla vita. Carlo Bo disse che scrisse che era un poeta affamato di vita. E poi ci può essere Dante Alighieri, ma qui siamo nella galassia, che può affrontare tutto. Ma un poeta è fedele ai suoi temi. E i miei temi sono la memoria, la natura, la patria poetica, che sia Urbino, e le Cesane, e le mie terre, ma sono le Marche contadine, e ancora di più diventa l'Appennino, questo Appennino marchigiano, umbro, tosco, no? Che ci accomuna. Non tutti i poeti sono legati a una patria poetica, cioè vuol dire a una terra che hanno investito e caratterizzato con la loro poesia. Io sì. Poi leggere un poeta importante, faccio un nome di un marchigiano, De Signoribus, che stimo molto, ma se lo leggi potrebbe scrivere da qualsiasi parte del mondo, perché non è la natura, il mondo, l'ambiente, la terra che lo fanno poeta di quella terra. Per parlare, siamo arrecanati del peso massimo, tra i pesi massimi, Leopardi non nomina la parola arrecanati, mentre nominerà luoghi partenopei. Però quella piazzetta, il monte e tutto ci fa pensare alle nostre terre, non c'è bisogno che lo dica. Dunque Leopardi è un poeta intriso di luoghi, assolutamente. Non tutti i poeti sono così. Ecco, io nel mio piccolo naturalmente nessun paragone con Leopardi, però voglio dire, sempre rimanendo su diversità grandi, questo è il mio libro migliore. Beh, o, o al
almeno così lo penso in sto momento. Ecco, infatti stavo pensando, ecco, quanto è difficile per chi scrive sapere eventualmente se il proprio libro è migliore degli altri che ha già scritto, no? E da dove parte questa convinzione, cioè come si matura, Virzanti? In realtà non è difficile, è impossibile. Ti faccio un esempio. Quindi è un azzardo. Io riteneva non il, che le sue poesie più belle fossero le sue più brutte, cioè all'Italia, ad Angelo Mai, a Primavera, Favole Antiche. E Petrarca riteneva che i suoi poemi latini, l'Africa, e le sue novelle di tipo classico, fossero molto più importanti di quelle rime per cui è passato alla storia. E lo parli della scoperta poi dei Santis per primo, in modo vero. E sono impressioni, poi lo dice solo il tempo, che le impressioni possono essere anche sbagliate. Io lo dico con convinzione emotiva, per esempio, e l'urlo della mente non l'ho mai avvertito come un mio libro profondo, importante, anche se il libro forse il più sincero che abbia mai scritto, perché mi arrovellavo con l'urlo della mente. I luoghi persi l'ho avvertito subito come un libro importante, poi lo dirà il tempo, però ognuno di noi ci si scommette. Ecco, penso che questo libro sia uno dei miei libri più importanti. Ecco, una curiosità, dopo ci fa sentire una delle poesie contenute in questo Campi d'ostinato amore, ma Pierzanti, nel rileggere magari le sue poesie, nel sfogliare i suoi anche vecchi libri, le viene mai la tentazione di correggerle? No. Ecco, punto. Assolutamente no. Ci sono poeti invece che la correggono per tutta la vita. Io invece non lo correggo mai. Ci sono poeti che lo correggono tutta la vita, come per esempio, non so se adesso non ti saprei dire, ma ce ne sono tanti. Perché io non li correggo? Perché penso che ogni poesia sia il frutto di una situazione, che se tu la rivedi dopo 10 anni non è più la stessa. Quelle parole raccontano quel momento, poi se sono parole vere e autentiche, quel momento lo superano e lo attraversano, anzi lo attraversano e lo superano. Questo è il mio modo di scrivere. Ho un'immagine davanti agli occhi, per esempio un cespo di malva, che è un cespo di malva vicino ad un muro. Senti dei rumori che li faccio tacere? Mi senti? Sì, sì, sento benissimo. Non sento nessuno. Sono rumori di sottofondo o no? No. No, 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 non sento nulla. Bene. È perché c'è Jacopo di là. No, no, non allora, sento niente. Allora, io so, questa immagine mi perseguita per un lungo periodo. Poi in un giorno che sto bene, perché devo star bene, dormito bene, mangiato bene e magari anche altre cose, mi concentro, lo scrivo. Naturalmente appena scritto leggo, rileggo, correggo, cambio nomi, tutto, ci sto sopra. Poi lo leggo a voce alta. E solo dopo aver letto un testo a voce alta decido che il testo, che quella è la stesura giusta. E poi non lo tocco più, non lo tocco più, perché rappresentano, cambiamo anche i neuroni del nostro cervello, cambiano. Che c'entro io con quello del 1967 che camminava, che ero un giovane professore che camminava con una giovane professoressa a novembre e scese la notte alla svelta e così non la stesi tra le foglie con grande rammarico che mi andò a buca. Che c'entro io con tanti?
ti sembra? Sono momenti, nessun momento della vita è perso, tutto è importante, però tu sei sempre diverso. Quello che hai scritto allora deve valere, ma deve valere perché attraverso il tempo, non perché tu dopo lo cambi e lo imposti in un momento diverso. Sì, d'altra parte il concetto stesso della poesia è appunto, come diceva Croce, una folgorazione dello spirito sulla mente, quindi... Sì, oggi molti te lo contesterebbero, ma io invece credo abbastanza a Croce. Sì. Io sono abbastanza reazionario per crederci, direi che rispetto a Croce, che pure ha preso delle cappelle enormi, come tutti, Croce... credeva che Montale e Ungaretti non valessero niente e pensava che Adolfo Chiesa fosse il più importante dei poeti del Novecento, perché anche il più grande dei critici e degli studiosi può prendere delle cappelle enormi. Nessuno di noi è investito della certezza. Certamente ci possiamo azzeccare molto di più. Guarda che io penso che Croce sia il pensatore più importante del nostro Novecento, anche il critico storico. Rispetto alla illuminazione crociana, io metto che l'illuminazione ci deve essere, ma convive con uno sforzo e con un'attenzione, con un'elaborazione. Cioè c'è l'ispirazione senza la quale non vai avanti, ma se anche non fatichi, ha detto qualcuno, il primo verso vola via, ma gli altri li scalpelli. Ecco, lassù, fra le altre, adesso perché ho letto qualche cosa di Croce, ma in maniera autodidatta da ragazzo, come appunto la poesia, oppure l'arte in nuce e così via, ma ricordo che lui non amava le lunghe composizioni, diffidava delle lunghe composizioni perché non le considerava poi poetiche, per lui era la lirica al momento, i pochi versi che potevano appunto essere, che potevano rappresentare in quel momento l'animo, e nello stesso tempo la poesia lui la considerava appunto universale, perché appunto arriva a tutti, non deve essere né didattica né didascalica né avere insegnamenti etici, morali, o almeno non si deve fare una poesia con questo scopo, con questo intento. Lei condivide, Pier Santi? Non del tutto. La tensione lirica è il tratto fondamentale e Croce in questo ci ha azzeccato in pieno. Tant'è vero che le poesie più brutte di Leopardi, si fa per dire brutte, no? Certo. Meno belle, meno intense, sono quelle dove c'è un sovrappiù di retorica, come di engagement, come il tempo, no? di volontà di esortare come l'Italia, d'Angelo Mai. Però attenzione, se io leggo un grande capolavoro come La Ginestra, è anche una poesia dove lirica, riflessione e immagine si intrecciano totalmente. Potresti leggere La Ginestra senza anche la tensione del pensiero? Quella che lo fa sorridere sulle magnifiche sorti progressive, ma anche sulla illusione umana di vivere oltre la morte, no? A differenza della Ginestra che è tranquilla, che piega il capo non renitente. Ecco. Naturalmente c'è sempre il rischio di un sovraccarico. La poesia lirica, la concludo così, è il cuore della poesia, difende la poesia da eccessi di sperimentalismi, di eccessi di retorica, però non va staccata in una maniera totale, assoluta, ipostatizzata come corpo separato, come ha fatto il grandissimo Croce, che però questo è un limite che credo che ormai gli venga riconosciuto da tutti, non intaccandone la figura gigantesca.
Ma veniamo a lei, Piersanti. Ci legge una poesia sì. di questo libro? Leggo la poesia che dà il titolo al libro stesso, Campi d'ostinato d'amore. Dico subito che comincia con una citazione imprecisa di Davanti San Guido del Carducci. Ci canteremo noi cipressi cori che vanno eterni tra la terra e il cielo, da quegli olmi le ninfe usciranno fuori, te ventilando con lor bianco velo. E comincia dicendo, ma Jacopo questi cori non li sente. E questa poesia è importante perché c'è la natura e c'è Jacopo. C'è il tempo che passa, la vecchiaia in cui sono entrato, e questi campi che mi rimangono dentro. Per cui è una poesia che è un po' una summa. I campi d'ostinato amore, i cori che vanno eterni tra la terra e il cielo. Ma tu li ascolti, Jacopo, quei cori? Ho visto il falco in volo con la serpe trafitta nella gola dai curvi artigli, l'estremo pigolio dell'uccelletto che la biscia verdastra afferra in goia. Tra i rami non s'aggirano le ninfe. Un giorno le incontrai in remoti boschi. L'assurdo poco oscura nevi e foglie non scolora i bei crochi nei greppi folti. Ma il tuo male, figlio delicato, quel pianto che non sai se riso, stridulo che la gola t'afferra più d'ogni artiglio, questa bella famiglia d'erbe e animali fa cupa e senza senso e dolorosa. Siamo scesi un giorno nei greppi folti, abbiamo colto more tra gli spini, ora tu stai rinchiuso nelle stanze e il mio ginocchio che si piega e cede a quei campi amati d'un amore ostinato sbarra l'entrata. Aspetto i favagelli del febbraio tiepidi contro il gelo sbucare fuori. Beh, dire molto bella, naturalmente è pleonastico. Ci sarebbe da rileggerla perché ci sono dei passaggi Piersanti che fanno venire un po' anche i brividi, diciamo così. Che Jacopo, intanto dobbiamo dirlo per i nostri ascoltatori, è suo figlio. Sì, è un ragazzo autistico, Questa poesia, non lo so se è un momento di tristezza o di gioia, io ci trovo molta amarezza, diciamo così. Sì, ce n'è molta, che però non riesce a distruggere la bellezza per la vita. Allora, ho visto tutti i dolori del mondo, cominciando dagli esseri più umili, e la serpe trafitta degli artigli, la biscia che ingoia l'uccelletto, ma questo non intacca la luce e i colori, forse li intacchi tu, perché ma il tuo, la tua situazione, figlio delicato, nonostante tutto però questa situazione intacca questa bella famiglia d'erbe e animali, che è una citazione del Foscolo dai Sepolcri, no? Questa bella famiglia, però usata dentro un contesto assolutamente diverso. E credo che alla fine, nei versi finali, che aspetto i favagelli che devono tornare fuori, e lì c'è speranza, c'è la vita che rinasce, c'è il fatto che nonostante tutto, nonostante tutti i geli, i farragelli tornano a crescere, tornano a rispuntare. Ecco, quello che tu devi fare, devi invitare i tuoi ascoltatori a leggerla, la poesia, a tutta Italia, bisogna dirla sempre questa cosa. Tu pensa come siamo messi in questa nazione,
ricordiamo che il Nobel alla Gluck è un Nobel a una poetessa. Bene, c'è una rubrica di libri la domenica sul TG1, Billy, io da quanto la vedo da anni non ha mai presentato un poeta, mai. Quando la storia della letteratura italiana è più forte nella poesia che nella narrativa. Pensa sui nostri Nobel, sono tre poeti, Carducci, Quasimodo e Montale. Due uomini di teatro, Pirandello e Fo, e Fo è un Nobel già strano, ma insomma Cavaldonato non si guarda in bocca, e un solo narratore che poi è una donna, e la Grazia Deledda con Canne al Vento. Ma se io penso all'Ottocento, sì, c'è Manzoni, ma soprattutto ci sono i poeti, c'è Leopardi, c'è Foscolo, c'è Carducci. Il Novecento è pieno di grandi poeti. E noi abbiamo una grande letteratura, una grande, ma abbiamo un numero di lettori scarsissimo. Io anche nella nostra Recanati, che la sento ormai nostra, sono andato a vedere le cartolerie, le librerie, e la poesia è veramente scarsa, scarsa. E questa è la città della poesia, ma vale anche per Urbino. Urbino Abile, adesso so che mi mettono, perché a Urbino mi amano molto di più dopo che me ne sono andato via. Questa è una battuta, dai. No, no, è vero. Intanto, come tu sai, i marchigiani non sono così attenti nei confronti dei loro figli. Gli Urbinati poi sono il peggio di tutti. Pensa che hanno avuto Volponi, il premio lo fa fermo, ci basterebbe dire questo. Gli Urbinati sono più scettici dei marchigiani, che sono scettici. Marchigiano, scettico, romano, l'Urbinati ancora di più. Io però ho un bel rapporto anche con Urbino. Non c'è. E negli ultimi tempi ho visto persino dei miei compagni di scuola che mi chiedevano la dedica, ho detto è cambiato qualcosa, perché prima proprio non se ne sarebbero. Perché sai che Pascoli, ti racconto questa prima di chiudere, per dire il carattere marchigiano, prendo Urbino emblematico, scrive una lettera a un priore suo amico. È il 1900 e Pascoli è nel pieno della sua fama. E scrive: quel che mi cruccia è che benché io sia un nulla, a Urbino sia considerato meno che nulla. E allora al sindaco d'Urbino gli ho detto: perché non scrivi sta frase di Pascoli e la metti nello stendardo? Che ci starebbe proprio bene. Però hai capito, le polemiche non sono cattive, possono essere dure, ma non sono cattive. Io non sono chi dice come un altro poeta della sua città, città di Bottegai, no. Io ho un rapporto cordiale con la gente, un rapporto cordiale che non mi impedisce anche di prendere posizioni anche dure. Ecco, ma è una costante quella del cattivo rapporto del poeta con la propria città? Sì, è una costante, però io non mi metterei tra quelli che hanno un cattivo rapporto con la propria città. Io mi metterei in un rapporto costante, complesso, difficile. Però anche il titolo, hai visto, Ritorno e il passato lo ritrovi a Urbino. È una costante. Per qualcuno è un cattivo rapporto, Leopardi nell'esempio più illustre, punto, anche se un rapporto con l'ambiente sociale, perché con l'ambiente, con il paesaggio, è invece un rapporto di un'intensità totale. E poi ci sono anche le figure come Silvia o altro che sono invece delle figure meravigliose che fanno parte di quell'ambiente. Direi che è un rapporto costante. La contraddizione, la complessità del rapporto. Volponi scriveva
la nemica figura che mi resta, l'immagine d'Urbino. Questa sì che è una costante, lo è sempre stata. E ripeto, però io mi ritengo tra quelli che hanno anche un rapporto abbastanza cordiale. Ti ricordi l'ultima volta che ho presentato il mio libro a Urbino? Avevo quasi 200 persone, sono volate via un centinaio di libri. Per cui anche è vero che adesso non ci sono più, per cui non rompo più le scatole, non do più fastidio, non blocco le costruzioni come presidente del comitato urbanistico, insomma non do più fastidio. Però io amo la mia città e devo dire che ho un buon rapporto anche con il mio territorio. Sto molto bene a Urbania, dove c'è il fiume, dove mi vogliono bene, mi vogliono dare anche la cittadinanza onoraria. Ho un buon rapporto con Recanati, l'ho molto buono, che non mi impedisce di dire che i Recanati dovrebbero andare per essere la città della poesia, quanto ci sono iniziative di poesia che non sono solo nelle piazze o nelle feste, dovrebbero essere più presenti. Il mio buon rapporto non impedisce anche un rapporto di pungolo, di denuncia, di critica. Certo, ma quello che però, sappiamo che anche fra le poesie più belle di Pascoli sono le poesie anche dedicate alla città di Urbino. L'Aquilone è una poesia di una bellezza assoluta. E penso che anche ne avrà, diciamo, anche lei ritiene che fra le sue più belle poesie siano quelle più legate a questo, al paesaggio, all'ambiente Urbinate. Sì, però io l'ho detto prima, è Urbinate, ma è appenninico. Sì, ho capito. È la collina, il col. In i conti prendiamo Recanati e Urbino, sono fraterne, più fraterne tra l'altro di tutti gli altri posti, perché hanno avuto i due geni massimi della storia marchigiana, mettiamoci anche Rossini, ma dire che Leopardi e Raffaello anche un po' di più. E sono fraterne perché sono colline entrambe, perché guardano il mare da una parte, da Urbino un po' più lontano, e le montagne dall'altra. Sono fratelli. I ragazzi che giocano nella piazzetta, la mia infanzia è piena di ragazzini che giocavamo nelle piazzette urbinati, che non solo facevano lieti rumori, ma magari si menavano anche in situazioni un po' anche diverse. Però ci assomigliamo tanto. Io direi che siamo anche, posso dire, una civiltà collinaria appenninica, e rimandiamo a un mondo per cui io credo di avere raccontato Urbino, ma le mie campagne, perché ancora più che Urbino sono le campagne attorno a Urbino e non sono così distanti da quelle di Recanati, ma neanche da quelle di Perugia o di Gubbio. Ecco, sento questa dimensione dell'Italia centrale, dell'Italia appenninica, dell'Italia che le porte dell'Appennino, le chiamava Volponi, che guardano da una parte e dall'altra, come ci ha insegnato meravigliosamente Giacomo. Pertanti, possiamo avviarci alla conclusione con qualche notizia, diciamo così, con qualche nota informativa. Quante poesie contiene questo suo libro Campi d'ostinato amore? Esattamente non le ho contate. Ah, però, questo mi fa... è una cosa curiosa. Sono sicuro che non le ho contate. Le pagine sono... Tanto le ultime tre riguardano la stagione del Covid, di cui non volevo parlare, ma che alla fine ho parlato. Ah, quindi c'è un riferimento molto attuale. Sì, tre poesie in tutto che descrivono la mia rabbia, intitolata, la sezione è Primavera bugiarda, il sottotitolo Nei mesi del Covid.
diciamo occhio e croce, se mi fai vedere l'indice. No, ma adesso sì, però occhio e croce te lo voglio dire. Ah, sono più poesie qua di quante ne ha scritte Leopardi in tutta la vita. Qui ce n'è una sessantina, Leopardi un po' di meno, però a lui ne bastava due o tre, o ne bastava una per rimanere per sempre nella storia. Io poi sono uno di poeti parte, nel senso che faccio uscire un libro ogni 5, 6, 7 anni, mentre qui nella contemporaneità sono tutti inferociti, ogni 6 mesi vorrebbero pubblicare un libro, no? Io sono però, abbastanza parco perché appartengo anche a un mondo antico, a un mondo più lento, a un mondo più contemplativo. Però sai, io mi considero anche, e lo dico proprio, sono stato segretario degli scrittori marchigiani. Io sento la mia identità marchigiana e me la prendo anche con chi a nord nega il sud e il sud nega il nord. Ricordo sempre i versi di Dante nel quinto canto del Purgatorio che danno una definizione esatta delle Marche. Quando Jacopo del Cassero si rivolge a Dante e gli chiede di, nel mondo di far dire le messe perché la moglie non gliele fa più dire dopo che lui è morto, e c'è tutte queste polemiche contro le donne, Giovanni. E lui è di fa, Jacopo del Cassero. E Jacopo del Cassero dice a Dante: se mai torni a vedere quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo. Quel di Carlo è Carlo d'Angiore di Napoli, il cui regno, dai Normanni in poi, il regno di Napoli, poi diventato delle due Sicilie o altro, è all'inizio anche il regno di Sicilia, addirittura la capitale era Palermo, cominciava dall'Abruzzo. Dunque per Dante le Marche stanno tra la Romagna e l'Abruzzo. Non mi sembra che oggi ci sia una gran differenza. È vero. Persanti, non è che proprio a conclusione ci legge una poesia fra le ultime che ha fatto, quella dedicata al Covid? Sì, va bene. Sono anche brevi, per cui una breve. Ecco, primavera, vediamo. Primavera triste. Sì. Più primavera triste, più d'ogni altra primavera triste, il male di vivere non lo incontri, solo in quel che cede si dissolve. No, prima devo dire una cosa per farla capire. Ci sono due citazioni indirette. Una è di Montale, no? Che dice: spesso il male di vivere incontrato, la foglia stramazzata, il cavallo stramazzato, la foglia riarsa e il rivo che gorgoglia. E io dico: non le trovi solo in ciò che cede. E un'altra è la primavera leopardiana che brilla a noi d'intorno. E non polemico con loro, ma di fronte al mondo e alla situazione. Primavera triste, più di ogni altra primavera triste, il male di vivere non lo incontri. Solo in quel che cede si dissolve, ma nel fiore che s'alza dalla terra, nell'albero che s'apre a nuove foglie. Solo una beffa, questo cielo azzurro, il vento lieve, il sole che tiepido riscalda. Primavera brilla a noi d'intorno, ma i campi sono deserti, le piazze vuote. Primavera brilla a noi d'intorno e t'entra dentro il sangue e lo rigela. Benissimo. Qui c'è questa amarezza, bellezza di una primavera è il deserto, è il deserto delle città e dei campi che è fuori ma anche dentro di noi. È vero, perché poi
Siamo peggio che in prigione, perché abbiamo paura anche di ciò che tocchiamo, di quelli che ci si avvicinano. Siamo peggio. Per cui mi sono, prima volevo scrivere e poi ho dovuto scrivere perché era una botta, però sono solo tre poesie che chiudono. Perché io non amo essere quello che va dietro alle situazioni. Questo l'ho scritto, una volta rifiutai di parlare dello tsunami che accettavano tutti i più grandi poeti per poesia, perché non volevo poesia d'occasione. Però questo argomento l'ha sentito in maniera particolare, in questo contrasto, no, che lei mette fra i ricordi e la bellezza, e quello che si è costretti magari a vivere per situazioni contingenti, però che stringono il cuore, naturalmente. No, è molto... Posso fare una nota più da mercante che da poeta, o da mercante poeta? Il mio libro esce in un periodo tantissimo, non si può fare presentazioni, non si può fare nulla. Aiutate questo libro in giro, i tuoi ascoltatori, gli altri, anche a Recanati, che insomma con me ha un rapporto continuo, cercando di acquistarlo, magari di regalarlo per Natale. Benissimo, con questo appello, possiamo, e anche con questo invito, più che appello, no, e questo consiglio di un poeta che chiede magari che le sue poesie siano lette, questo è giusto, no, che sia, che nessuno le pone in un cassetto e le custodisce lì fuori dalla portata o dalla curiosità degli altri. E quindi è giusto che più libri si vendono e più questa poesia esiste nella lettura degli altri. Appunto. Non esiste solo tra noi, certo. Poeti e critici. Anzi, uno dei limiti dell'Italia è che non abbiamo, abbiamo un pubblico della poesia modesto come noi. Sì, abbiamo più volte l'ha sottolineato questo, purtroppo. È vero. Siamo il peggiore d'Europa. Non è uno scherzo, Poeti, siamo santi navigatori e poeti, ma non lettori di poeti, di l'ironia. Per questo ti faccio notare che a me non viene niente di denaro, perché un libro di poesia non fa guadagnare una lira, e già molti non ti chiedono i soldi l'editore, magari anche se è un editore importante ti dice contribuisci alla alla propaganda, tutto. È l'amore, perché le tue parole devono incontrare gli altri. La poesia vive così come ogni arte nell'incontro anche dell'altro. Non si dà. Quelli che dicono ho scritto le poesie per me, queste sono scemenze. No. Sono scemenze di gente o che non osa o che pure lo considera un bel gioco, ma per leggere gli amici o il giorno del compleanno. Ma un artista di ogni tipo è uno che affronta il mondo. Può dire adesso sto nella mia camera e sono un artista, voi non capite niente, lo so solo io che sono artista. Oppure qualche gente ce n'è, a me poi mi assediano, perché poi dicono che non gli importa niente, ma mi riempiono di manoscritti, di cose, di tutto. Diffida di quello che gli dice, per me non è importante, io penso solo a me stesso, devo avere, come quelli che dicono che non gli importa del giudizio della gente, la mia amica. Non gli importava il giudizio della gente, ha visto una in topless sulla spiaggia di Civitanova, sai che poi in topless qui uso pochissimo, per 3 ore mi ha rotto le scatole per cosa faceva quella in topless. Poi io l'ho gelata, naturalmente, ma nonostante che l'avevo gelata, ritornava la carica.
nonostante che ormai i costumi siano ferocemente cambiati dappertutto, qualche volta anche arrivando a consumismi di ogni tipo, compreso quello sessuale, poi rimane il velo dell'ipocrisia. Pierzanti, è stato un piacere veramente. Anche il mio. E adesso, io ormai adesso, ho un bel legame con Recanati e la radio tua, Recanati è un elemento di forza in questo mio rapporto con Recanati. E questo ci fa piacere, mi riempie di gioia. Anche quando ero critico, quando facevo... E poi... Sono anche come mai fatto sempre parlare liberamente, sono sicuro anche quando non la pensavi come me. Non hai mai cercato di introdurre censure più o meno surrettizie. Ma non ce ne sarebbe anzi. Anche perché più delle volte mi sono trovato d'accordo con lei, però non è nel mio spirito, è nel mio, diciamo così. No, ma sono convinto perché unisce la laicità del giudizio, che non vuol dire anticlericale, ma vuol dire tentare di vedere le cose una per una senza pensare che già sono vere perché uno è da una parte e uno è da un'altra. È vero. Perché gli errori sul sole vengono fatti a destra, a sinistra, al centro e anche super aria e sott'acqua. Magari ci risentiamo per leggere altre sue poesie da questo libro. Adesso questo te lo chiedo. Una volta tanto, poi lo deciderai tu, leggere una poesia di questo libro, tormentare Recanatesi con la poesia. No, sperando di non farti perdere troppi ascolti. Lei lo definisce un tormento perché è modesto. Non è detto che ti fai più ascolti, è più facile farli con le canzoni, no? E anche, no. Beh, di canzoni mandiamo poche, mentre allora ci puniamo da questo punto di vista. No, ma io non lo dico per la tua radio. Sì, ho capito. Sono arrivati anche la mia era una battuta. Col tatore, per cui... Da benissimo, no, con molto piacere faremo delle pillole poetiche con Pierzanti. Perché okay. No? Sarebbe bene. Un saluto. Grazie. A te e a tutti gli ascoltatori. Sì, grazie mille di nuovo Pierzanti e auguri. Salve.